cambia siamo noi. Pegaso nasce da un'idea di Bruno, mio padre, che soffriva spesso di raffreddori e quindi era stanco di utilizzare sempre farmaci perché poi non guariva completamente. Quindi con uno scambio ovviamente di contatti di un medico è stato curato, ha scoperto l'omeopatia negli anni 80, quindi parliamo veramente di tanti anni fa, ha detto ma io potrei fare qualcosa in questo settore perché mi ha troppo incuriosito. L'omeopatia aveva delle caratteristiche al tempo molto differenti, abbiamo invece iniziato con un'importazione di vitamine dall'Inghilterra, mano a mano abbiamo inserito integratori appunto nel nostro listino, fino poi a diventare noi stessi produttori e ideatori, e avendo noi una gamma molto vasta di prodotti, ogni terzista lavora in maniera specifica sulle compresse, sulle capsule, sui liquidi, quindi c'è una forte specializzazione. Il team che attualmente lavora in Pegaso è un team di persone che si è costruito in un percorso che ormai dura da oltre 15 anni. La nostra attenzione è stata concentrata sul percorso verso la sostenibilità. Per Pegaso la nutraceutica è la modalità più moderna, efficace e razionale per proporre soluzioni naturali per la salute. Soluzioni naturali che partono dal mondo della fitoterapia, il mondo diciamo del naturale, quindi delle piante e dei minerali, con una valenza di supporto ai problemi di salute e verificando il pensiero, l'intuizione che c'è dietro, quindi avvalendoci di quello che può essere l'input che arriva dalla letteratura scientifica, verificare poi con metodi moderni che l'intuizione avuta per esempio dalle tradizioni mediche antiche possa essere valida anche nel nostro contesto moderno. Quindi con questo tipo di intenzione noi creiamo preparati che sono utili per la salute della persona, in modo particolare della donna. Pegaso ha una connotazione fortemente femminile, dalla proprietà, quindi io e mia sorella, alla maggior parte dello staff dirigenziale. Quello che abbiamo fatto in questi anni è avere dei punti di attenzione. Da 5 anni lavoriamo sul report di sostenibilità ambientale, sociale ed economico e da qualche settimana abbiamo intrapreso il percorso di formazione per la certificazione come B Corp. All'interno dell'azienda, occupandoci di benessere, abbiamo pensato che la prima attenzione fosse per il benessere dei nostri collaboratori e quindi abbiamo corso di yoga, abbiamo fatto percorsi di mindfulness, abbiamo lavorato sulle capacità di comunicazione che ci hanno permesso di creare un linguaggio comune e soprattutto di sentire che stavamo andando tutti nella stessa direzione, come un'azienda che ha come primo obiettivo il benessere delle proprie persone. Lavorare con un gruppo di donne, giovani, madri, ha fatto sì che dovessimo anche approcciarci in una logica di rispetto di questa femminilità e della maternità e quindi di attuare delle politiche a sostegno della maternità. Abbiamo dotato le persone di un computer portatile e quindi della possibilità di lavorare da casa nel momento in cui il bambino alla mattina aveva la febbre, quindi uno smart working in momenti in cui lo smart working ancora non esisteva. E il poter realizzare il proprio lavoro, la propria diciamo missione con serenità, con passione anche fuori dal posto di lavoro rappresenta più di ogni dichiarazione diciamo ufficiale il vero welfare, che io dico sempre esisteva 15 anni fa in Pegaso, molto prima del termine che oggi viene così utilizzato nella comunicazione dei valori aziendali.
Vegas Academy nasce 3 anni fa, anzi 4, con l'idea di creare un evento nazionale annuale sulla nutrizione, portando degli argomenti che abbiano dei contenuti anche di innovazione, sempre pensato nella logica della medicina integrata. Un evento ECM, quindi rivolti ai medici, a farmacisti, biologi, psicologi, alle categorie che hanno necessità di continuare con una educazione continua in medicina. Il senso anche di oggi è proprio nato dal vedere il bisogno di conoscere un po' di più, allargare l'orizzonte, integrare, perché non c'è la medicina di serie A, di serie B, la medicina alternativa. Esiste, a mio parere, sempre di più un'integrazione di visioni a favore della famosa medicina sostenibile, della cosiddetta medicina sostenibile per il paziente ma anche per la società. In questi ultimi anni è cambiato molto l'approccio alla salute da parte delle persone, siamo diventati più consapevoli, più responsabili. E noi vogliamo continuare a stimolare la donna e i medici e gli operatori ovviamente sanitari a fare in modo che ci sia un'attenzione alla salute a tutto tondo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.